Signora Presidente, una cosa sui farmaci vorrei dirla. La prendo un po' alla larga, ma non sarà una divagazione. C'è un piccolo gioiello di Achille Campanile, è un racconto breve breve, Ferragosto si chiama, nel quale l'autore immagina che in questa giornata assolata con le città deserte le statue scendano dal piedistallo e si mettono a camminare e ragionare fra loro, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele e così via, con degli esiti surreali e anche esilaranti. Una di queste statue si muove da Piazza Donegani a Milano e con in mano l'epigrafe, la sua epigrafe, dice: «Ma chi ero io? Chi ero io?» E Campanile ironizza sul fatto che quella persona non la riconosce nessuno, né allora né adesso. Adesso ha cambiato piazza. Quella persona si chiama Agostino Bertani, protagonista delle Cinque Giornate di Milano, massone risorgimentale, mazziniano, garibaldino, medico, fu lui che amputò la gamba a Mameli, deputato del Regno, della sinistra radicale, in polemica con il trasformismo di De Pretis, più o meno girerebbe da queste parti, anche per questo li voglio bene. Ora, quest'uomo si dedicò anima e corpo alla prima legge del Regno sull'igiene pubblica. Morì senza vederla, morì nell'86, il governo Crispi la presentò nel 1988, in questo Parlamento. La relazione a quella legge lo cita Bertani, dicendo questo: «Il compianto illustre Bertani era caldo propugnatore della libertà d'esercizio della farmacia, mosso a pietà dalla condizione dei poveri delle campagne, obbligati a resecare il loro già tenue salario con la spesa per i medicinali». Cosa direbbe il compianto Bertani leggendo l'indagine Censis che ci segnala che ci sono 12 milioni di italiani che hanno difficoltà all'accesso alle cure, in primis sulle visite specialistiche, subito dopo per il prezzo dei farmaci? Ma quella relazione non si ferma a questa citazione. 1888, Crispi, dice, cito ancora, dice: «È infatti evidente che il privilegio al farmacista viene conferito dal diploma, che richiede un lungo corso di studi liceali e universitari. È il diploma, noi diremmo la laurea ovviamente, che conferisce al farmacista il monopolio dell'esercizio, onde ne trae non solo il profitto del commerciante, ma l'onorario della professione». Parole di una chiarezza e di una semplicità che noi, a cominciare da me, non siamo più in grado, evidentemente, dopo 150 anni, di trovare. Allora, quindi libertà di esercizio garantita solo dal titolo di studio. Chiaro? Domanda: ma noi stiamo facendo qualche passettino verso lì con queste norme? No. Noi facciamo un passo indietro, grande, perché noi consentiamo al capitale di entrare in un settore protetto. Questo è il contrario esatto della liberalizzazione, che sia il 20%, il 10%, perfino il 5%, guardate. Non è che abbasserà i prezzi, farà i prezzi. E allora, e chiudo, va bene, non diamo la fascia C, non... avanti così. Però almeno non offendiamo i giovani laureati in farmacia inalberando come argomento la sacralità sanitaria della farmacia, perché appunto per quello che hanno studiato e hanno preso la laurea. Come per ogni professione sanitaria, chi impedirebbe ad un odontoiatra di curare un dente?
non c'entra, non è mai nella nostra diatriba, e chiudo un minuto, non è mai centrato niente la questione sanitaria. Qui c'è una pura questione commerciale, e cioè un'esclusiva commerciale che è stata pagata a caro prezzo, e quindi come per i tassisti, né? E quindi quel caro prezzo deve scaricarsi sui prezzi. Però qui non stiamo parlando di tassì, stiamo parlando di medicinali. Quei contadini poveri di Agostino Bertani sono i pensionati di oggi. Noi dobbiamo lavorare perché i medicinali costino il 20-30% in meno. Questo è l'obiettivo, se siamo della gente che non si inchina sempre. Grazie, alla corporazione. Grazie. È scritto a parlare.